Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo con Steve. Ciao ragazzi. Allora, domanda di oggi. Come arrivare al bacio al primo appuntamento? Come arrivare al bacio al primo appuntamento? La regola è sempre questa. Arrivare al bacio è anche più del bacio al primo appuntamento, è un gioco di semina. Se voi seminate durante la chat, avrete via libera e grande spazio di manovra al primo appuntamento per baciarla. Se fate l'errore di dire no, vabbè, ma la chat non conta un cazzo, poi il primo appuntamento me la gestisco. Dovete essere dei veri fenomeni per scambiarvi 3-4 messaggi in chat e poi arrivare al bacio al primo appuntamento. Dei veri fenomeni, perché dovete padroneggiare molte più aree. Dovete scaldare la ragazza, creare curiosità, fare contatto fisico, crearvi l'occasione. La metà di queste cose le potete fare in chat. Quindi la prima cosa è sviluppate un terreno fertile in chat. 3-4 giorni prima imparate a incuriosire, stuzzicare, porvi da sfida, creare degli scenari futuri che fanno presagire che voi due vi bacerete al primo appuntamento. La cosa che dico spesso, l'ho detta anche in un altro video, è quella del creare tensione sessuale dicendo: oh, stamattina mi sono svegliato con questa domanda, no? Ve la dico. Chissà come bacia Giulia, cioè farle capire che c'è qualcosa e farle capire che al primo appuntamento ci baceremo. Spesso faccio delle battute, magari parliamo di gelateria, di gelati, specie in questo periodo, io adoro il gelato, conosco un sacco di gelaterie strabuone che hanno vinto un sacco di concorsi e premi, e dico dai, allora al primo appuntamento ti porto lì. Prendiamo dei gusti diversi, dai, io prenderò 3-4 gusti perché io mangio parecchio, prendo la cialda gigante, tu ne prendi due, poi ti bacio e così tu provi i miei, provi i tuoi. Boom, boom, stuzzico, stuzzico, vedo come reagisce. E lei si setta già. Andiamo in gelateria, questo mi bacerà. Una ragazza che non vuole baciarvi non verrà fuori con voi, specie se avete creato questo scenario. Questo è il miglior modo per arrivare al bacio. Sì, è proprio quello, la parola setta, no? Il settare l'uscita già in una direzione. Settare, uscita in una direzione. Non avrei saputo spiegarlo meglio. Questo è. Grazie, Steve. Ciao ragazzi.